una partita sfortunata per il Chievo. L'esordio con la maglia di Chievo, già l'esordio l'avevo fatto un paio di anni fa con la Roma, sempre una sconfitta, però sono contento che finalmente ho esordito con Chievo e spero di continuare di allenarmi bene e di andare avanti. Tra l'altro la tua prestazione, insomma, non so come la giudichi tu, però per noi è stata discreta, insomma, hai un po' movimentato un attacco del Chievo che stava facendo un po' di fatica. Sì, perché magari sono uno di velocità e poi niente di più. Ho provato a aiutare la squadra a fare qualche azione e poi niente. Mi dispiace che è andata così. Troppo forte la Lazio, troppo forte Hernanes. No, loro sapevamo prima della gara che non sarà una gara difficile, che sono favoriti, però abbiamo creduto sempre nelle nostre forze e poi dispiace, come dicevo, per il risultato, che magari se segnava David su 1-0, se non sbaglio, quando ha sbagliato Diaz, non so, magari la gara andava diversamente. Era deluso David, ha sbagliato quel gol, c'è stato anche qualche fischio, insomma deve ancora trovare magari il top della forma con il Chievo. Sì, ma siamo tutti delusi perché oggi non siamo riusciti a fare una buona gara, è normale che siamo delusi, che abbiamo perso pure con un discreto 3-1, quindi siamo delusi tutti quanti, non solo io. Cosa pensi che sia successo oggi? Come, perché il Chievo è andato così tanto sotto? Non lo so, delle cose che magari possa mister, non so che dirti. Siete troppi in rosa, siete tantissimi attaccanti. Come diciamo tutti, che la concorrenza fa bene, poi fino adesso è stato mister bravo a gestirsi, a farsi giocare uno per uno e speriamo che tutti quanti stiamo in forma e mettiamo in difficoltà il mister a scegliere i primi 11 e poi magari pure le tre sostituzioni.